Il Presidente, unitamente al Comitato regionale permanente di protezione civile con la Direzione della protezione civile regionale, ha di fatto costituito l'unità di crisi presso la sala operativa regionale e dal 5 gennaio stanno coordinando le attività di rito per gestire l'emergenza. Il sistema regionale di protezione civile comprende componenti dello Stato che fanno capo delle prefetture, i sindaci, i presidenti delle province, della città metropolitana, il volontariato e le altre strutture operative. L'attività di coordinamento è svolta dalla sala operativa regionale che sta garantendo e attuando le attività richieste. Si coglie quindi l'occasione per informare che è imminente la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza sul territorio regionale, in considerazione della durata e dell'estensione territoriale interessata alle avverse condizioni meteorologiche. E per quanto riguarda l'emergenza neve, alcune associazioni di categoria dicono che gli ortaggi potrebbero anche aumentare del 100% i loro costi. Infatti, dopo i prezzi di vendita al consumo di alcuni prodotti in alcuni supermercati e alcuni negozi della Puglia, già da oggi si potrebbero verificare aumenti sensibili, soprattutto legati alla scarsità del prodotto. Nella fattispecie, i mancati approvvigionamenti sono dovuti alle difficoltà e alla percorribilità delle strade innevate e rese impraticabili dalla massiccia presenza di ghiaccio. In particolare, tutti i prodotti ortofrutticoli provenienti dalla Sicilia subiranno aumenti spaventosi, con punte che raggiungeranno anche il 100%, come nel caso di pomodori, che addirittura potrebbero arrivare a costare anche 3 volte il loro normale costo. La neve e il ghiaccio non hanno risparmiato nemmeno l'agricoltura. In provincia di Foggia le temperature polari hanno causato ingenti danni alle colture ortive. Vento forte e gelo hanno in pratica compromesso migliaia di ettari di ortaggi nel Tavoliere delle Puglie. Le associazioni agricole lanciano l'allarme e avviano la stima dei danni. Giuseppe De Filippo, presidente Coldiretti Foggia. A quali sono, presidente, le colture più danneggiate in provincia di Foggia? Ma ovviamente tutte le colture invernali, le orticole invernali, quindi le brassiche, cavolo broccolo, cavolfiore bianco, i finocchi nelle zone dove si fa il finocchio tardivo, medio tardivo e tutte le verdure a foglia. Chiaramente per i vigneti, gli oliveti, le altre colture che sono, diciamo così, a sbocciatura primaverile, nessun tipo di problema, nessun tipo di questione. Coldiretti ha provato a fare una prima stima. Una stima, diciamo, pugliese è già partita, parliamo di danni che supereranno sicuramente i 50 milioni di euro. Tenete presente che probabilmente un terzo dei danni sono nel Foggiano, ma 2/3 sono nella provincia di Bari e nel resto della Puglia, dove, diciamo, la neve sicuramente è stata molto più abbondante che qui nel Foggiano, dove le colture sono ancora sotto una coltre di 30 centimetri di neve. Pensate alla zona di Castellaneta, una zona di coltivazione di cavolfiori, dove le piante sono sotto 30 centimetri di neve. Secondo CIA Puglia, danni anche alle aziende zootecniche del Gargano e dei Monti Dauni, soprattutto in quelle zone rimaste isolate. Ecco perché è necessario lo stato di calamità naturale. La pensa diversamente Coldiretti, per De Filippo non basta lo stato di calamità. Ma è inutile stare qui a gridare tutti quanti lo stato di calamità naturale. Lo stato di calamità naturale negli ultimi anni si è svuotato di senso perché provvidenze creditizie non ce ne sono. Secondo me sarebbe più valido chiedere qualcosa di concreto, come degli sconti sia in termini di contributi alle aziende che assumono la manodopera e sia in ulteriori supplementi per quanto riguarda la dotazione di carburante agricolo. L'ondata di neve e gelo che ha interessato la Capitanata nel weekend della Befana si va lentamente attenuando. L'emergenza, seppur con qualche difficoltà, è stata affrontata grazie alla capillare rete costituita da ANAS, Provincia e Protezione Civile e soprattutto dei comuni del Gargano e dei Monti Dauni, le zone maggiormente colpite dall'eccezionale ondata di maltempo. Per 2 giorni di seguito è nevicato su tutti i comuni dell'Appennino Dauno e del promontorio garganico, vere e proprie bufere di neve accompagnate da forti raffiche di vento, che in alcuni tratti hanno formato cumuli di neve alti anche 2 metri. I disagi maggiori nei comuni di Carlamtino, Celenza, Valfortore e San Marco alla Catola, rimasti isolati nella giornata dell'Epifania. Neve su tutta la dorsale appenninica, dove il termometro è sceso fino a meno 12 gradi, come a Monteleone Faeto, e dove le massime non hanno mai visto la colonnina di Mercurio superare i meno 6. La neve ha interessato anche il Gargano, con Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e la Foresta Umbra, che in questi giorni assumono paesaggi fiabeschi e anche località costiere come Manfredonia, Mattinata e Pestici. Il 7 gennaio si sono svegliate sotto
una leggera coltre bianca. Ma più che per la neve, i disagi maggiori si sono avuti per le bassissime temperature, strade ghiacciate e straordinari per i mezzi spazzaneve e spargisale, che nonostante tutto hanno garantito quasi sempre la viabilità, seppur con catene o pneumatici termici. Il gelo ha ghiacciato le tubature dell'acqua in diversi comuni dei Monti Dauni, soprattutto nelle contrade rurali, dove è mancata per un po' di ore anche l'energia elettrica e le linee telefoniche sono andate in tilt. Oggi e domani scuole chiuse in molti comuni del Foggiano, in alcuni come Eccellenza Valfortore le lezioni riprenderanno solo giovedì. Nessun problema invece nella città capoluogo, a Foggia infatti il comune ha predisposto l'accensione dei termosifoni già dalla giornata di ieri. Il peggio pare sia passato, ma dopo la tregua di oggi gli esperti prevedono un nuovo impulso gelido per la giornata di martedì, con nevicate solo a quote collinari. Andrà meglio per il fine settimana. Il piano antineve della provincia di Foggia questa volta ha funzionato, merito della sinergia tra enti, prefettura e forze di polizia, ma soprattutto per il lavoro dei volontari della protezione civile, dislocati in tutti i comuni interessati dall'ondata di gelo. Matteo Perillo, coordinatore provinciale protezione civile. Beh, tutto sommato possiamo dire che la macchina sia della protezione civile ma anche dell'assistenza alla viabilità, tutti i servizi hanno retto in provincia di Foggia, perché stiamo vedendo ancora in queste ore, dopo che la perturbazione si è spostata più a sud, come altre zone della nostra regione stiano ancora soffrendo, mentre da noi un po' il passaggio della perturbazione, un po' perché ci siamo fatto trovare preparati, il bilancio può essere positivo. Tutti i comuni hanno ripristinato la viabilità per una precauzione, anche perché c'è un nuovo bollettino, si è ben pensato di stare uno o due giorni in base ai casi con le scuole chiuse, però tutto sommato il risultato è positivo per questa ondata di maltempo per una zona come la nostra, dove mancava da un po' ma non ci siamo fatti trovare impreparati. Ci sono state delle criticità che avete affrontato? Le criticità esclusivamente nelle zone interne, con casi abbastanza isolati, il caso proprio di dire l'isolamento solo per pochi casi, ma comunque una macchina della protezione civile coordinata da prefettura, provincia e regione Puglia che ha funzionato. Sport, calcio. È tornato ad allenarsi ieri mattina il Manfrina Calcio dopo le nevicate degli ultimi giorni, seduta al Miramare per i Sipontini. Prima parte dedicata al lavoro atletico, poi tattica e partita in famiglia. Il club biancoceleste torneranno ad allenarsi in questi giorni in attesa della partita di domenica prossima in casa contro il San Severo. Nel frattempo la società attende la data di recupero per la partita che non si è disputata domenica scorsa contro il Potenza in casa dei Lucani.